Allora, io vi do il benvenuto, vi ringrazio per essere così numerosi ad un appuntamento infrasettimanale, una chiacchierata che poi vuole essere una chiacchierata fra amici e anche insomma un modo per accostarci in maniera più confidenziale allo spettacolo che andremo a vedere più tardi. Io do il benvenuto a tutti gli attori che, come vi dicevo, sono appena entrati in questo stesso istante in città, ognuno ha impegni differenti, stanno girando film, giusto? Avete promozioni? No! Mi hanno detto che siete impegnati con una, la promozione, niente. Quindi insomma, sono in ogni caso, venite da città diverse, su questo mi hanno informato bene. Io vengo da Berlino, lui da Bangkok, New York. C'è qualcuno che arriva anche da Napoli, diciamo così. Avete capito come siamo già intimi, io e Claudio Santaro, insomma, siamo abbastanza già in confidenza. Sono stati insieme 7 anni. Questo è lo scoop della serata. Ne approfitto per dirvi che mi fa piacere, tantissimo piacere, sostituire un collega come Pino Di Donna che si è ammalato. A tutti, a me capitano tutti questi sacrifici, io li devo fare. Ha avuto la febbre questa notte a 39, un febbrone da cavallo, non sono quindi al seguito del sindaco, che comunque vi saluta, sarebbe stato qua a porgervi il suo saluto, e ci sono io. Presentiamo subito, non mi dilungo, Occidente solitario, che è un testo poi alla fine abbastanza tosto. Noi cerchiamo di introdurlo con il sorriso, cercando di sdrammatizzare. Avrete sicuramente letto qualche cosa, comunque è un testo di McDonagh che parla dei continui litigi tra due fratelli, qui presenti Filippo Nigro e Claudio Santamaria, e tutto, mi pare di capire, vedremo, si svolge attorno a voi due, con gli inserimenti della giovane ragazzina e poi del prete suicida. Abbiamo qui in sala, e la saluto, la dottoressa Costanzo, che ha scritto dei libri proprio sui delitti familiari, quindi questo sarà anche un come dire, uno stimolo, un input a parlare di questi argomenti, insomma un argomento comunque molto attuale, perché di cronaca nera, cioè, vi dico subito, si tratta della insinuazione del dubbio che il padre appena morto di questi due fratelli sia stato ucciso da uno dei due. Credo, lo spettacolo non l'ho visto, ma da quello che ho letto mi pare di capire così. Allora do subito la parola a Claudio Santamaria, introducici a quello che vedremo più tardi sulle tavole. Questo è collegato. Ah, lì, ok. No, loro ci sentono così. Ah, ok. Allora, buonasera, infatti sentivo la voce più facile, ma non... Buonasera. Scusate. Lo spettacolo è tosto però. Ma lo spettacolo, diciamo che è duro da un certo punto di vista, perché sì, comunque parla di solitudine, parla di conflitto tra questi due fratelli, costante, continuo, tra questi due fratelli. McDonagh però ha la capacità di rendere, come dire, il tutto con una sorta di tono grottesco che dà un po' alla commedia a questi personaggi, e noi abbiamo, come dire, tirato fuori questo lato grottesco dei personaggi, e quindi io amo definire questo spettacolo, questo testo, insomma, una commedia nera, nel senso le persone che l'hanno visto, almeno magari voi rimarrete seri tutta la sera forse, ma le persone che lo vedono comunque insomma ridono, cioè si divertono, e poi magari si rendono conto, usciti da teatro, che hanno riso di qualcosa comunque abbastanza terribile, nel senso che quello che accade, quello che si racconta nel testo anche di altre persone che non vediamo, è abbastanza inquietante, come di una persona che si suicida, un altro che ha ucciso la moglie con una accetta in fronte, un altro che ha ucciso la mamma con un colpo d'attizzatoio in testa, insomma, cosa abbastanza pesante. Anche il mio personaggio uccide il padre, pare per un incidente, nel senso che lui è inciampato. Uccidi tuo padre? Sì, per un incidente, lui è inciampato, il fucile è caduto e gli è saltata la testa, e lui è il testimone, quello che conferma questo, che è stato un incidente. E quindi voglio dire, riesce veramente a... Io faccio sempre questa associazione, che non so se è giusta o no, ma insomma chi se ne frega se è giusta o no, e con un po' la nostra vecchia commedia all'italiana, che aveva
che aveva la capacità di farti sorridere di cose veramente terribili. Cioè, mi viene in mente, non lo so, Gassman nei Mostri, che prendono questa signora anziana per la strada e la costringono a fare la comparsa per questo film e viene buttata in piscina. E il regista, che è sempre lui il regista, mi sembra, dice: dai, riprendi la vecchia, asciugatela che ne rifamo un'altra. Cioè, che è una cosa terribile, no? Se ci pensi, è una cosa di una cattiveria, eppure ti fa ridere. O penso a Parenti Serpenti di Monicelli, che ci sono questi, questa famiglia che non sa dove mettere, questi genitori, ah che bella la cucina a gas nuova, accendono il gas e li fanno saltare per aria, eppure ti fa ridere, e però è una cosa tremenda, e secondo me un po', insomma, il tono è un po' quello. E beh, anche guardando la TV, no? E certi reality sulla cronaca, comunque vediamo certi personaggi, oramai è diventato quasi un qualcosa di grottesco, però tornando proprio alla commedia in particolare, mi sembra di capire che alla fine questi due fratelli litigano sì in continuazione, ma poi diventano quasi sono complici, perché tu salvi tuo fratello testimoniando a suo favore. Dice, l'hai appena detto tu però. Lui è testimone che è stato un incidente. Sì, non l'ha detto, è vero, ha ragione. Ah, è vero, il microfono. Perché sei veramente fratello. Sì, no, è vero, non diciamo troppo, perché se qui c'è parte del pubblico, diciamo che io, sì, insomma, assisto a questa cosa, a questa uccisione del padre. E tutto inizia, possiamo dire che inizia lo spettacolo con loro che tornano dal funerale, con padre Welch, con Massimo De Santis e Claudio che rientrano dal funerale e parlano di questo funerale che si è appena svolto. Claudio ha detto tutto, cioè il fatto degli episodi di cronaca a cui puoi pensare pensando a Coleman e Valen, chiaramente ti fanno meno sorridere. E qui c'è l'abilità di McDonagh, di questo autore che è bravissimo, che è eccezionale nel creare un testo così privo di giudizio morale, con due personaggi che giocano a massacrarsi, a vendicarsi, a ricattarsi, e che sono due bambini, insomma, che regrediscono di scena in scena, anche grazie, diciamo, a causa di un evento scatenante dal prete, da padre Walsh. Anche tu hai detto il prete suicida l'hai definito, e ti piace il prete suicida? Perché pure questo hai detto prima. No, ma non importa, tanto sono cose che si tutto, ma no, ma tanto devi andare a casa, tanto già sapete tutto. Comunque no, il rapporto tra loro due è imperniato ed è tenuto insieme da un sentimento di odio fortissimo che comunque li lega, e uno pensa sempre ci sia un cambiamento, no, nei personaggi, e forse in questo testo un cambiamento non c'è. Loro girano in tondo, alla fine forse inizia come finisce, non so, si riusciranno a vivere in un altro modo o a volersi bene o a stare insieme in un altro modo da quello che conoscono? No, probabilmente no, insomma. In questo senso sono, anche se l'elemento grottesco è presente, sono due personaggi molto verosimili, se intendevi questo, insomma, li puoi riconoscere, non sono due personaggi inventati che non trovi credibili, con tutti i loro eccessi, con i fratelli comuni. Sì, certamente ci sono cose, ci sono oggetti che contano più delle persone. Nel caso mio, appunto, le mie statuine sacre, il mio forno, cioè, c'è un mondo in cui le cose contano più delle persone, però alla fine il tutto è piuttosto verosimile, non sono personaggi. Ah sì, e anche, vabbè, ma insomma, non penso, è un testo molto molto forte, insomma, che nella traduzione è rimasto fedele così com'era, anzi forse è stato appena un po', no, insomma, ammorbidito, ma è un testo molto, c'è una percentuale, diciamolo, a questo punto lo spettacolo è andato benissimo, sta andando benissimo, i teatri sono sempre pieni, c'è uno 0,0005% di gente che rimane un po' così, perché sono due, appunto, come ho detto prima, in fondo sono due esseri piuttosto schifosi e orribili. Il linguaggio è forte, l'atteggiamento nei confronti della Chiesa e di chi la rappresenta, cioè padre Welch è molto forte, molto critico, e quindi c'è, cioè, chi ne rimane un po' risentito, però questo è il testo, insomma, che tra poco faremo. Anche probabilmente perché forse nelle case, nell'intimità delle case, al chiuso si usa questo linguaggio eccessivo e sboccato, no? Ma il commediografo cosa voleva dire con l'inserimento di questo prete che alla fine non riesce a salvare? Cioè, cos'è, anche una crisi dei valori religiosi, cioè la Chiesa cattolica che nulla può oramai nei confronti di certe esasperazioni? Certo, sì.
Sì, sì, tramite il mio personaggio, lui oltre insomma al tema della violenza domestica ha messo altre tematiche tipo contro la religione, soprattutto non contro la religione, contro la Chiesa Cattolica in particolare. Ci sono due o tre sferzate molto forti su questo, anche perché l'Irlanda è un paese molto cattolico e in questo tramite il mio personaggio che non riesce a gestire tutto quanto, a gestire la violenza tra Velen e Coleman, a gestire la violenza nel paese in generale, e ci sono insomma due o tre frasi ad effetto che sottolineano, poi le vedrete, sottolineano la condanna di McDonald's contro la Chiesa Cattolica in particolare, e anche un alibi che la gente di questi paesi si fa tramite la Chiesa Cattolica, e poi soprattutto della solitudine che permea proprio la vita di questi personaggi, non solo di Valen e Cole, ma anche la vita di Gerlaine, della ragazzina che Nicole Murgia interpreta, e anche di quella del prete stesso che poi affoga nell'alcol che lui si beve molto in questo spettacolo, si beve parecchio. Quindi insomma vi divertite anche alla fine, ma ho lasciato per ultima la donna del gruppo, tra l'altro nella foga dell'inizio ho dimenticato di ringraziare la mia amica Isabel Russinova, non dimentichiamo che è la responsabile della stagione di prosa della Teatro Rendano quest'anno e che ci porta tutte queste belle opere, queste belle rappresentazioni. Nicole Murgia, ragazzina, è proprio il nome del personaggio, quindi anche una sorta di come dire, simbolismo, una non identificazione, una non identità, perché non ha un nome questa giovane donna che rifornisce uno dei due fratelli di whisky, quindi cos'è? Una tentazione, sempre la donna che è peccatrice, che ispira al peccato, che cos'è? No, lei non è che ispira al peccato, lei fa il corriere insomma per il paese e frequenta molto la casa dei due fratelli e ragazzina perché Gerlaine è il nome insomma che McDonagh fa nel testo, tradotto letteralmente era proprio ragazzina, poi si scoprirà insomma in seguito che lei un'identità ce l'ha assolutamente, anzi forse è l'unica fra i tre personaggi che alla fine avrà magari potrà lasciare una piccola speranza anche al pubblico che ha visto lo spettacolo, perché come diceva prima Filippo, loro due alla fine girano sempre in tondo e sono sempre là. Lei forse è l'unica che alla fine avrà un risvolto, poi positivo o negativo questo non lo voglio neanche raccontare. Però no, lei è un personaggio, una ragazzina fondamentalmente, perché insomma ha 17-18 anni, porta il whisky a questi due fratelli anche se fondamentalmente lei è un maschiaccio, perché ha a che fare anche lei con questa realtà molto difficile, non si racconta quello che lei ha in famiglia, ma penso e presumo che la situazione sia più o meno la stessa, quindi fondamentalmente è una ragazzina, sì. Bene Claudio, non abbiamo detto tutto, dobbiamo lasciare qualcosa che dopo vedranno, no? Oh, abbiamo detto tutto, no, tranquillizzami, no. C'è qualcosa da... No, se volete vi dico il finale, non lo facciamo. No, io direi, lo so che tra l'altro, ecco, sono già le 8:15, tra un po', insomma, vi dovete andare a preparare, è tardissimo. Quindi io direi, no, una battuta con la dottoressa Costanzo, perché comunque alla fine in questa storia c'è uno spiraglio di speranza. Mi pare di capire che c'è una conciliazione tra i due fratelli. Non lo so. Neanche. Questo non me lo dici. Come ci gira quella sera? Vabbè. Ci gira bene, allora conciliamo, no? Vabbè, insomma, mi vuoi fare proprio dei dispetti questa sera. Dottoressa Costanzo, vengo io lì da lei. Ce ne sono mille storie, milioni forse, di queste storie attuali, e il teatro oltre alla televisione adesso le racconta pure. Mm-hmm. Beh, diciamo che la storia che verrà rappresentata fra poco è una storia particolare. All'interno di questa famiglia ce ne sono troppi di omicidi. Generalmente questa famiglia parte con un patricidio e finisce peggio. Ora non voglio raccontare come andrà a finire, ed è in qualche modo un'esaltazione di un maschile distruttivo, perché l'unica donna del racconto è ragazzina
che ha anche un'identità incerta, quindi un po' un'identità sofferta. Ma io mi rifaccio, perché non voglio dire molto, altrimenti poi diventa difficile seguire la rappresentazione. Io mi rifaccio all'opera Clou di Freud, che è Totem e Tabù, e in questo scritto Freud dice una cosa molto interessante. Prima c'è il pensiero, accompagnato dalla telepatia. Tutto ciò è confusione, è un sentire in modo confuso. Subito dopo c'è il patricidio, l'orda primordiale uccide il padre. E da questo momento in poi inizia la colpa, con la necessità di erigere un totem. Qui invece nell'opera si distruggono le statuine sacre, con un passaggio di pensiero che genera la parola. La parola è comunicazione, quando si parla non si uccide, però la parola è anche regressione, e con questo concludo almeno questa prima parte. Esatto. Esatto, non posso dire di più, altrimenti... La uccidete voi alla dottoressa, poi... No, ma... Il discorso di uccidere il padre, perché c'è una certa complicità tra i due fratelli, è vero che uno è testimone, l'altro casualmente uccide il padre, ma è vero che entrambi lo vogliono morto. Oh. Allora, questo che cosa significa? Significa, da una parte, liberarsi da un senso di schiavitù, da un senso di indifferenziazione, ed è un sacrificio necessario, ma che normalmente noi facciamo simbolicamente, non nell'agito reale. Tutti dobbiamo uccidere il padre, ma simbolicamente, non realmente. Subito dopo, il meccanismo che ci fa in qualche modo superare l'angoscia, il senso di colpa. Il senso di colpa serve per recuperare, per rimettere a posto i pezzi, per santificare in qualche modo. E allora il totem, ma in questo caso è inevitabile. Le statuine bruciate nel forno significano proprio che questo recupero non ci sarà. E da lì in poi ci saranno solo omicidi, suicidi e tragedie. Io non penso che questo dramma ironico finisca bene. Comunque può essere un esempio molto importante, perché può far capire a chi segue e a chi paga i biglietti per andare ad assistere alla rappresentazione, che nella vita una cosa importante in famiglia, che è la sede dell'amore ma anche dell'odio, se si vuole superare, se si vuole trasformare, se si vuole eliminare la violenza, bisogna parlare. Perché la parola è vero sì che è regressiva, ma è anche, sta alla base della comunicazione, ed è lo stimolo per poter andare sempre più in alto, poter trasformare sempre i propri comportamenti e le dinamiche interpersonali e intrafamiliari. Grazie dottoressa. Beh, la parola è civiltà, è convivenza, tolleranza. Ci siamo anche rispecchiati un po' tutti, cioè un po' psicanalizzati tutti, è stato molto interessante ascoltarla. Allora, io direi che siamo stati velocissimi, naturalmente non disdegniamo che qualcuno di voi, essendo stati così carini a essere qui presenti questa sera, siete stati stimolati, insomma, avete delle curiosità ulteriori, potete anche fare delle domande brevissime, e quindi faremo un ultimissimo giro. C'è qualcuno che vuol chiedere qualche cosa? Sì, prego. Io volevo sapere, all'inizio della chiacchierata si è detto che è la solitudine il sentimento che governa questa commedia, però poi si è continuato dicendo che tra i due fratelli c'è molta complicità. Allora vuol dire che la speranza è che da soli non ci si salva, cioè bisogna avere sempre qualcuno, anche se all'inizio si è detto che è la solitudine il sentimento più importante di questa... Ma perché la solitudine si manifesta anche in due persone, cioè non è che la complicità tra due fratelli annulla, diciamo, questo sentimento di solitudine. Loro, il sentimento di solitudine lo amplifica, si sentono soli, si sono sempre sentiti di soli. Questo è un testo dove non viene mai
forse la nomino io in un momento brevissimo, in un riferimento alla statua, comunque della madre non c'è traccia, non si parla della madre, ci sono questi due uomini con un padre, che poi il testo inizia il testo, il padre già non c'è più, inizia il testo e tornano al funerale del padre. E se per questo, insomma, quasi a ogni ingresso di scena si torna da un funerale, tra l'altro, in questo spettacolo. Però, quindi no, la solitudine c'è, cioè proprio la solitudine ci può essere anche adesso in questa stanza di 100 persone, insomma, un sentimento che non ha nulla a che fare poi con diciamo, il numero di persone o di conviventi all'interno di una casa, e c'è un riferimento alla solitudine nel testo. Forse non è solo quello, perché poi Occidente Solitario, l'autore ha detto, ci ha scherzato, ha fuorviato, ha detto che è il nome di un whisky di contrabbando, oppure ha detto che è un nome di una setta massonica, cioè non gli ha voluto dare per forza un riferimento proprio sociale, proprio per non, e ha ragione, proprio per non, no, capito, per non rendere così simbolico, no, della solitudine di oggi, però che c'è sicuramente un riferimento al cinismo, all'individualismo, alla cattiveria, un sentimento, diciamo, di crudeltà che c'è in questi giorni, sicuramente quello c'è, è riscontrabile nel testo di McDonagh. Grazie Filippo. Non c'è nessun altro, perché dobbiamo veramente velocissimi, perché no, Isa, ecco, magari forse la signora velocissima, perché mi dispiace. Il rapporto conflittuale tra i fratelli scaturisce da un rapporto cattivo con i genitori, con questo padre, si capisce, si intuisce? Beh, per quello che mi riguarda, io nel testo faccio il fratello maggiore, quindi immagino tra fratello maggiore e minore, mi sono immaginato il momento in cui l'affetto dei genitori viene trasferito su quell'altro, e io infatti sono quello, poi alla fine quando loro si confessano i dispetti, io sono quello che gliene confessa 3-4 di fila, perché io ovviamente sono quello più crudele nei suoi confronti. Lui le cose che Valen fa nei confronti di Coleman sono più per vendetta nei confronti del fratello maggiore, quindi insomma è pesante. Lo stiamo per vedere, quindi io vi ringrazio tutti, ringrazio soprattutto loro, e buona visione di Occidente Solitario. Grazie. Grazie. Calcio femminile, lo sarebbe anche quello maschile. Infatti, una ragazza dell'altra parrocchia, il portiere, è ancora in coma dopo aver giocato contro di noi. Poverina, se era una sega era meglio che stava a casa. Quelle povere ragazzine uscivano dal campo piangendo. Sono un grande allenatore. Mignotte piagnone, ecco cosa sono quelle cose. Sì. Ah, ragazzina, entra! Ragazzina! Due bottiglie di whisky. Aspetta che prendo i soldi, Ehi là, Coleman! Ehi là! Ah, ma di Walsh, eh? Walsh, lo so, non mi stressare. Tutto bene? Abbiamo messo papà sottoterra. Ma dai, fantastico, fantastico. Ho incontrato in strada il postino che aveva una lettera per Valen. Quel postino mi punta, lo sai? Secondo me gli piacerebbe entrare nelle mie mutandine. Anzi, ne sono sicura. A lui e a tutta la città, ragazzi. Tutta la città è poco, Coleman. Meglio parlare della comunità europea, no? Comunque, uno dentro le mie mutande non ci entra, se ha lo stipendio di un postino. Ah, perché? Vuoi mettere un biglietto d'ingresso, ragazzina? Ci sto pensando, Coleman. Ti interessa? Ti avverto, ci vuole più di una birra e un pacchetto di patatine. Da qualche parte un vaglia postale di 3,45 euro che non ho ancora incassato. Lo vedi? Ci siamo quasi.